poi di magari. Salve a tutti alla nostra 19ª live di VinoWay. Da ieri e anche oggi, ovviamente si potrà vedere anche sulla nostra nuova piattaforma VinoPlay e quindi siamo anche appunto visibili in streaming su VinoPlay. Saluto i nostri ospiti, Antonio Centocanti, che è il presidente dell'Istituto Marchigiano di Tutela di Vini, Mariano Murru, enologo Argiolas e presidente dell'Assoenologi Sardegna, Sandro Gini, presidente del Consorzio Tutela Vini Soave e il mio carissimo compagno di viaggio Alessandro Rossi. Oggi il tema che vorremmo trattare è proprio quello di parlare di questi tre grandissimi vini, ovviamente che sono tra le eccellenze, se vogliamo usare il termine comune della nostra produzione, diciamo, vinicola appunto italiana. Però la prima domanda che mi urge fare è proprio al presidente dell'Istituto Marchigiano Antonio Centocanti, com'è la situazione al momento della produzione e della vendita del verdicchio? La situazione logicamente si è bloccata oggi, fino a febbraio le cose andavano abbastanza bene, non c'erano grandi problemi e poi penso che la nostra situazione è uguale a quella di tutte le altre DOC, gli altri vini in tutta Italia. Logicamente le Marche è una regione molto composta di piccole cantine che hanno poca capacità commerciale, questo rende ancora più difficile anche tutta questa situazione. Però cosa dobbiamo fare? Siamo fiduciosi, speravamo che ci fosse qualche misura che ci potesse aiutare un po' di più, in modo più per questa occasione, per questa situazione, si facesse qualche azione di cartello che ci potesse dare una mano. L'altro problema è che le Marche sono contraddistinte da rese per ettaro piuttosto basse, dunque soluzioni come la distillazione, come la vendemmia verde, così per noi sono poco praticate. Dunque dobbiamo solo sperare in questo momento in una ripartenza del settore Horeca, prima possibile, le notizie non sono buone, in modo tale da prendere anche una parte magari della stagione turistica che per le Marche sono molto importanti, con la costa, anche con l'entroterra, e dunque una fonte importante per la vendita dei nostri vini. Bene, Mariano Murru. Sì, non posso che unirmi a quello che ha detto poco fa il presidente. Anche da noi ovviamente c'è una grandissima preoccupazione. La Sardegna ancora di più ha bassissime produzioni, rese per etero, quindi anche la distillazione o le altre misure che sono state in qualche modo proposte, in realtà non ci aiutano granché. La nostra speranza è che si possa davvero avviare la stagione turistica e quindi che al più presto si possano riaprire alberghi e ristoranti. Questa sarebbe la misura più importante, anche perché la nostra isola ormai vive in gran parte, ecco, dal turismo, quindi sarebbe assolutamente necessario, e speriamo appunto in questo, e si ci sta anche cercando di organizzare, e io lo spero, creando una sorta di isola felice da questo punto di vista, dove poter andare con più serenità, con tutte le precauzioni del caso. Però è necessario per la vita delle aziende riaprire queste attività, perché noi cioè, la gran parte delle aziende serve il canale Horeca, sono solo poche aziende che lavorano con la grande distribuzione e assolutamente non riesce a compensare tutto quello che è l'attività della ristorazione, alberghi, grandi alberghi, agriturismi e quant'altro. Quindi ci auguriamo che al più presto si possa ricominciare. E una delle proposte, infatti, che era stata legata a quelle misure di cui abbiamo prima parlato,
al nostro assessore all'agricoltura, al nostro presidente regionale, era proprio quello di attivare una campagna promozionale dedicata al turismo per far ripartire le attività, perché è una questione essenziale per la nostra sopravvivenza. Certo. Presidente Sandro Gini, invece nella zona del Veneto, e specialmente nella vostra appunto realtà, della zona del Soave, com'è la situazione della vendita del vino bianco? Allora, qui nella zona nostra, il Veneto, soprattutto Verona, parliamo di Soave, c'è una grandissima disparità tra quello che è la vendita delle piccole aziende, piccoli produttori, aziende agricole, e con pochi vigneti, pochi ettari, e quello invece che sono le grandi cantine, da partire dalle cooperative oppure chi imbottiglia, qualche industriale del vino che riesce a commercializzare molto nella GDO, nella grande distribuzione. Il problema purtroppo è anche per noi piccoli produttori, ma di qualità, è veramente il mercato mondiale, nel senso non si è fermato solo l'Italia, si è fermato tutto il mondo. In realtà le esportazioni nostre dei vini bianchi di Soave, che sono importantissime per noi, soprattutto anche per l'estero, oltre che per l'Italia, è fondamentale capire che in questo momento siamo in difficoltà e stiamo aspettando che il mondo riparti. Siamo fiduciosi perché siamo ricercati, ci vogliono bene, però tutti sono a casa, sono fermi. Naturalmente i vini non possono essere acquistati se non nelle grandi catene di distribuzione, e quindi noi caliamo fortemente le vendite e qualcun altro invece vende bottiglie anche per noi, perché naturalmente chi vuole bere una bottiglia di vino cosa fa? Va e compra quello che trova nel mercato. Questa è la situazione. Quindi io spero che ci sia una valutazione, un sostegno reciproco nelle varie aree di produzione delle denominazioni tra i piccoli e i grandi, in modo che ci si possa dare una mano in questi momenti di difficoltà, anche perché è fondamentale sostenere le piccole aziende, soprattutto la nuova generazione di giovani che sono già in punto, che hanno il loro impegno, la loro faccia, il loro entusiasmo per portare avanti nuove idee e rinnovare le denominazioni. Questi non si possono abbandonare questo. La sentiamo male, presidente. Adesso vediamo di sistemare un problema. Prima di dare la parola ad Alessandro Rossi, mettiamo noi. Allora, prima di dare la parola ad Alessandro Rossi, sento un problema di audio. Prima di dare la parola ad Alessandro Rossi, vorrei sentire, io sento sinceramente va benissimo. Allora, torniamo noi, se no altrimenti non si capisce. Perché si sente proprio questo. Davide, penso che sia il tuo microfono. Mi sa che è il tuo, Davide. Sì. Mi sa che è il tuo. Sì. No, non è il mio perché l'ho spento e quindi perché si sente lo stesso.
se non parla deve spegnere il microfono. Ragazzi, mi dispiace, però intanto proviamo a qualcuno che ha un cellulare lì? O qualcuno che ha un cellulare acceso? Va bene, ora meglio. Si sì. Sente? No. Meglio, non si sente più. Ok, forse c'era qualche disturbo di qualche cellulare. Oggi non riusciamo a fare la live, peccato. Va bene, allora... Alessandro Rossi, hai qualche domanda da fare ai nostri ospiti? Sì, prima di tutto, quando abbiamo deciso, e Davide soprattutto è stato uno di quelli che ha voluto portare i grandi vini bianchi oggi, quindi voi, credo fermamente che le tre persone che sono qua rappresentino la più grande storia e i più grandi vitigni autoctoni. Nulla vuole, parliamo anche delle denominazioni quelle più grandi, sicuramente. Ma la domanda che vi faccio io è, visto quello che sta succedendo, a che punto erano queste tre denominazioni nel mercato estero prima della pandemia? Eravate soddisfatti o ci sono dei margini importanti ancora per tre vitigni che sono considerati fra quelli più rappresentativi a Bacca Bianca? Proviamo. Per noi nel Soave eravamo soddisfatti prima della pandemia, anche se anche ora siamo in generale come denominazione, siamo abbastanza soddisfatti perché una buona parte è collocata nella GDO, una parte importante. Però, come dicevo prima, è la parte diciamo delle piccole aziende che non è assolutamente collocata in tutto il mondo e ha difficoltà notevoli. C'era stata una crescita negli anni scorsi di aziende nella nostra zona, c'è stata una richiesta di anche richieste nuove, siamo partiti con nuovi progetti nella denominazione Soave, abbiamo voluto rivitalizzare questa denominazione storica molto importante con delle azioni forti, soprattutto che hanno riguardato la creazione di questi nuovi 33 cru e di altre 26 vigne che sono per noi molto importanti, nei quali crediamo moltissimo. E stiamo comunicando e proponendo questo nel mondo per far capire cos'è veramente la realtà Soave. Soave è inteso come un vino, un grandissimo vino bianco, però la sua massima rappresentatività è dovuta a queste aree, queste vigne piantate a pergola normalmente su terreni vulcanici o calcarei, che praticamente nel tempo manifestano grande longevità, grande potenziale, soddisfazione, quindi vini che tengono anche più di 10 anni, 15, arriviamo anche 20, una cosa meravigliosa, e solo che nel Soave abbiamo praticamente questa che è stato anche riconosciuto di recente come patrimonio a livello mondiale, solo che eravamo tutti in crescita finché adesso ci siamo un po' fermati. Ma io sono fiducioso comunque nel futuro, perché chi ha conosciuto e sta conoscendo veramente cos'è Soave oggi, si è ricreduto magari di alcune cose, errori fatti in passato. Ci sono dei distinguo, ci sono delle ricerche, bisogna venire, assaggiare e sentire i produttori. Beh, è anche una delle aree a Bacca Bianca con la maggior rigenerazione di nuove leve molto giovani. C'è stato un cambio generazionale negli ultimi 10 anni importante nella zona del Soave. È fondamentale per noi questi nuovi giovani, questo nuovo tessuto ci dà vita, ossigeno alla denominazione, diventa anche un modo migliore per comunicare il vino, è più giovanile, ci si scambia facilmente informazioni, contatti e quant'altro, e per noi è molto molto utile questa è veramente importante. Ma questa cosa molto bella che è stata fatta nella zona del Soave, che si potrebbe sicuramente, Davide, spero tu sia d'accordo con me, riproporre ovunque, ovvero solo il Piemonte ha
diciamo, parcellizzato alla borgognona quella che potrebbe essere la loro idea di grandi crù e grandi, ma e nel Soave appunto più che vigne, qui siamo andati a zonare le aree geografiche con la maggiore attitudine, con caratteristiche differenti. Questa cosa si può fare anche in aree geografiche come quella del Verdicchio e forse un po' più difficile, un po' più complessa in Sardegna, dove anche lì c'è un bel cambio generazionale. Ma nel Verdicchio... Diciamo che loro hanno l'anforetta che ormai fa parte della loro storia, quindi andargliela a togliere sarebbe... No, però ci sono microclimi e zone, lasciando perdere la differenza fra le denominazioni, quindi Matelica, Iesi, eccetera. Comunque ci sono veramente delle micro aree che possono tranquillamente essere zonate per avere una sottozona, se vogliamo. Questa è in programma oppure? Ma diciamo che sono... Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il Verdicchio è una DOC non eccessivamente grande, parliamo di 200.000 hettari di vino, dunque stiamo parlando insomma non di una grandissima DOC, ma una DOC importante, una DOC che logicamente, avendo rese basse per ettaro, deve dare valore ai suoi vini, alle sue uve, dunque diciamo che si deve prendere nel mondo una nicchia di mercato ad un certo livello, e logicamente questo sta facendo abbastanza bene con un cambio generazionale. Purtroppo, come dicevo, per fortuna le marche sono fatte da tante piccole micro aziende che hanno poca capacità commerciale, dunque di spostarsi, di andare nei mercati esteri, per chi è capace di farlo, per quelle 10-15 cantine più grandi, logicamente rappresenta uno sbocco molto molto importante. Però quello, riferendomi al suo discorso, il Verdicchio sente tantissimo il clima e il territorio, ecco perché sono state fatte due DOC, da Iesi e Matelica, la bassa Vallesina verso il mare, la collina che scende verso l'Adriatico, mitigato dal mare, Matelica la zona interna, clima continentale, mestre al giorno e la notte, ma anche nei castelli di Iesi, la DOC più grande, diciamo che ci sono zone completamente diverse con dei vini completamente diversi, no? Certo, sì, sì. Sente tantissimo, dunque voglio dire, questo è fuori discussione. Diciamo che è un'area fortunata a livello microclimatico, sfortunata a livello geologico, perché anche la Conero è sempre una delle, forse una delle DOC più piccole esistenti, proprio per difficoltà anche di trovare spazi. L'Istituto Marchigiano Tutela Vini rappresenta 15 DOC su nemmeno il 3% del vino. C'è una frammentazione anche a livello di DOC, che anche a livello di comunicazione ci crea tantissimi problemi, perché è difficilissimo comunicare delle DOC molto piccole, non c'è proprio una massa critica che riesce a fare dei percorsi. Il Verdicchio è quello che logicamente rappresenta un territorio, rappresenta le Marche, ha una storia sia in Italia che all'estero, ai mercati, diciamo che insomma è completamente diversa. Ma proprio Conero è una grandissima DOC che ha i suoi problemi, perché è Monte Pulciano sul mare, insomma è una cosa eccezionale e molto particolare, nonostante questo diciamo che qualche problema nella comunicazione comunque c'è, insomma. Ma esiste nella storia, ampelograficamente parlando, una parcellizzazione su quelle che possono essere veramente aree più o meno vocate, dove anche esistono, cioè ci potrebbe essere l'opportunità di andare un po' più in profondità e quindi fare, come dicevo, delle sottozone del Verdicchio, quindi sì, area, oppure è in programma questa cosa o no? Ci sono le zone, c'è il classico superiore, proprio che identificano delle zone ben specifiche, ben particolari, con prodotti diversi. Poi il fatto di frazionare una DOC è già piccola, poi anche nella comunicazione, comunque diciamo che abbiamo sempre considerato che può portare dei problemi, cioè cercare un po' più di unificare, insomma, ecco, di avere una massa critica anche nella comunicazione più importante possibile. Altrimenti, logicamente, la riva est, la riva ovest del fiume Sino, che solca questa vallata, logicamente da prodotti completamente diversi. Certo. Assolutamente. Sì, mi veniva,
Questa idea veniva proprio da un'idea quasi borgognona, cioè dove sono forse più piccoli di voi, sono più parcellizzati del mondo, quindi addirittura andare a trovare le sfumature. Mariano dov'è? È Mariano qui, Mariano è rientrato con noi. Sì, scusate, ma oggi... Mariano, invece a te per la domanda del Vermentino e poi ovviamente facciamo in modo di andare con il presidente del Soave. Mariano, quindi, la domanda è... Ah, scusami. Vai, no, vai, no, tu. Volevo dire... Vermentino, prima della... Possiamo dire che la zona della Siberia ovviamente ha una grande vocazione, oltre a quella toscana, ma voi siete tra i produttori maggiori, appunto, credo che abbiate un distacco, come appunto diciamo, di ettari vitati di oltre 2000 ettari, se non erro voi andate sui 4500 ettari di appunto vigneto vitato, è così? Siamo i maggiori produttori in Italia e anche quelli che hanno la maggiore superficie vitata, è l'unica regione che ha la DOCG dedicata al Vermentino, ed è un vigno che sta dando grandissime soddisfazioni e che è legato a doppio filo alla nostra isola, non fosse altro proprio perché un'isola è il Vermentino, come diceva il professor Fregoni, è sicuramente un vitigno che ama il mare e quindi ha trovato in Sardegna la sua terra d'elezione. È in continua ascesa anche in termini di incremento di superficie vitata. Negli ultimi 10 anni è il vitigno che è stato impiantato maggiormente, è uno dei vini che non conosce sosta, ecco. Noi ormai io sono in azienda da 30 anni e abbiamo dei vini da uva Vermentino che sono in continua crescita di anno in anno, e quindi è davvero un vitigno che dà grandi soddisfazioni a tutti i produttori dell'isola, che sta conquistando il palato di tanti mercati, non ultimo quello asiatico, ne parlavamo anche i giorni scorsi, in un mercato come quello cinese, dove sono prevalentemente i vini rossi quelli che vengono maggiormente apprezzati, siamo riusciti a far apprezzare anche il Vermentino. Per noi è un successo importante. È già da tantissimi anni sul mercato americano, tant'è che veniva citato come un possibile competitor del Pinot Grigio già oltre 10 anni fa dal grande Robert Parker. E, ecco, è un vitigno, forse la sua grandezza sta nel fatto di essere anche un vitigno molto, molto duttile, perché può essere utilizzato sia per produrre vini spumanti, per esempio, con metodo italiano, per passare poi con dei vini freschi e fruttati, che sono quelli che vanno per la maggiore oggi, ma anche su vini bianchi importanti, e quindi da medio lungo in invecchiamento. Mariano, per finire poi con anche i passiti. Mariano, ma è vero che appunto la Francia, nel sud nella Francia, nella zona della Provenza, stanno incominciando anche a coltivarlo per la produzione anche del taglio con il vino rosato? È così? Ma sì, ma sta incrementando notevolmente la diffusione del Vermentino nel sud della Francia, dalla Provenza fino alla Roussillon, perché per esempio viene utilizzato anche assieme alla Grenache Blanc per apportare una maggiore quantità di profumi, e quindi per rendere anche più elegante il Grenache Blanc. Quindi è un vitigno che gode di grandissimo interesse, e bisogna aggiungere anche che fino a qualche anno, oltre 10 anni fa,
quando chiedevi del vermentino in Francia, nessuno ti diceva che coltivavano vermentino, ti rispondevano che coltivava la Malvoisie o il Roll. Oggi talmente è conosciuto il nome vermentino che anche nel sud della Francia parlano di vermentino e lo vendono anche in altre parti del mondo come vermentino. Quindi è un vitigno che sicuramente gode di grandissimo interesse e continua il suo successo iniziato da anni. Chiaramente non abbiamo i volumi del nostro amico del Bave, di Sandro, ecco, non possiamo vantare sicuramente questi numeri, forse neanche quelli del Verdicchio, però sicuramente è un vitigno che gode di grande interesse e all'estero, ma anche in Italia. Ecco, ricordo qualche anno fa citavano l'indice di gradimento dei vini bianchi e in prima fila c'era comunque sempre anche il vermentino. Prova ne è che in regioni importanti come la Toscana ormai è diventato il vitigno di eccellenza, partendo in primo luogo dalla costa, chiaramente, perché come abbiamo detto prima è un vitigno che sicuramente si esprime meglio vicino al mare. Ecco, lì negli ultimi anni è cresciuto notevolmente la superficie dedicata al vermentino e anche loro ne stanno facendo il vitigno bianco d'elezione. E anche con la produzione di vini che possono pensare a un medio-lungo invecchiamento, quindi con delle bottiglie di vino già importanti e che quindi guardano anche a un settore, un segmento diverso. È quello in cui un po' tutti stiamo anche lavorando, quindi non solo nell'avere un vermentino, diciamo, più fresco, fruttato, giovane, ma anche di avere un qualcosa di più importante per aumentare il valore aggiunto di questo vitigno, di questo vino che sicuramente merita. Ma Mariano, non si fa un po' troppo per questa denominazione tutta un'erba, un fascio tra nord, sud, est, ovest? Cioè, non ci sarebbe modo di identificare aree geografiche più specifiche per preservare le caratteristiche, perché tra nord e sud ci sono delle sostanziali differenze. Nord e sud intendi nella nostra isola, chiaramente. Sì, nell'isola. Nell'isola, no, hai perfettamente ragione. C'è da dire che sì, si potrebbe parlare di vermentini. Esatto. Oltre all'area ben definita della Gallura, dove i vigneti sono impiantati su terreni da disfacimento granitico e hanno un carattere ben definito. Le altre parti dell'isola, se coltivi il vitigno su marne calcare, hai un determinato risultato. Se lo fai su argille degli altri ancora, e su basalto sono ancora diversi. Esatto. Senza dubbio, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, il fatto di unire il vermentino, il nome del vitigno, e quindi vermentino al nome Sardegna, ha aiutato ad avere una maggiore riconoscibilità. Quindi questo aspetto ci aiuta ad avere una maggiore massa critica da presentare nei mercati nazionali e internazionali. Però, ecco, forse sarebbe bene anche distinguere i vermentini dalla diversa provenienza. Esatto. L'unica soluzione, ci stiamo lavorando, sia come assenologi, sia con le agenzie che si occupano della ricerca in Sardegna, stiamo lavorando da anni per caratterizzare meglio i diversi territori, anche se ti posso dire che alcune zone dove i vitigni sono coltivati per esempio su marne calcare ci sono dei caratteri ben definiti, li ritroviamo nell'area circostante a Cagliari, quindi diciamo sulle colline che si affacciano sul Golfo di Cagliari, e lo ritroviamo a nord nella zona di Sorso che si affaccia sull'isola dell'Asinara, per esempio. Ecco, sulle marne calcaree ritroviamo lì le stesse caratteristiche sia a nord che a sud, e quindi già potrebbe essere identificate meglio. Il Gallura, che tra l'altro anche la Gallura è un universo, insomma la Sardegna è un piccolo continente che ha mille sfaccettature, però io dico sempre che questa
è anche una ricchezza, perché possiamo offrire dei vini molto, molto diversi. Però lasciami dire, questa situazione per esempio si ritrova anche in, per esempio in Corsica, che è un'isola, quindi gode delle stesse caratteristiche pedoclimatiche, e anche lì sono perfettamente identificabili i vermentini coltivati su marne calcare da quelli coltivati su disfacimento granitico, tant'è che a bottiglie bendate le possiamo tranquillamente in molti casi confondere con qualche vermentino della, della Sardegna. Quindi sì, bisognerebbe mettere delle, delle sottozone per caratterizzare meglio questi vermentini e spiegare, ecco, i loro caratteri organolettici. In breve potrei dirti, ecco, anche per chi ci sta ascoltando e non conosce in maniera dettagliata il vermentino, mi è capitato di farlo anche in occasioni di contesti internazionali dove giornalisti e buyer volevano fare un approfondimento sulla, sul vermentino. Ho fatto il caso dei vini del... C'è anche, a volte esiste anche un concorso mondiale del vermentino? Esiste un concorso mondiale, è iniziato quest'anno, cioè da qualche anno esisteva un concorso nazionale del vermentino, e da quest'anno abbiamo iniziato con un concorso internazionale sul vermentino che ha avuto proprio svolgimento a, a Cagliari. E di questo siamo anche orgogliosi in qualche modo di aver avuto la primogenitura di questo concorso, che speriamo, ovviamente la prima edizione è stata di dimensioni molto ridotte, con i 1000 problemi che si possono avere con una prima edizione. Speriamo che possa crescere in futuro, però è stato molto interessante, soprattutto per gli appassionati del vermentino, avere la possibilità di confrontare vermentini provenienti da tutto il mondo, quindi dalla Sardegna, la Toscana, Liguria, Francia, California, Australia, e quindi facendo capire anche quante sfaccettature può avere questo, può dare questo vitigno, tutte quante tra l'altro molto interessanti, sia nel caso dei vermentini australiani, sia nel caso dei vermentini californiani, quindi con punte di eccellenza anche in altre parti del mondo. Benissimo, Mariano. Lasciamo un attimo spazio al presidente Sandro Gini. Il territorio, prego. Ovviamente, io ho avuto il piacere, anche grazie alla vostra bravissima addetta stampa Chiara, ovviamente, che ci ha fatto fare un giro importantissimo, è uno dei miei ultimi ricordi, diciamo, che abbiamo dell'anno 2019, che poi ovviamente il 2020 abbiamo fatto veramente poco, abbiamo girato anche appunto pochissimo. E la caratteristica morfologica di dove nasce ovviamente la zona del appunto Soave, che è collinare, sono spazi meravigliosi, quindi la appunto Garganega, il Trebbiano, quindi fate in modo di avere anche Chardonnay, quindi c'è anche questa appunto blendizzazione. Qual è l'idea, ecco, di portare il Soave in tutto il mondo? Già appunto esiste, ma se avete anche degli altri impegni in merito a questo, per farlo conoscere il più possibile. Beh, siamo orgogliosi che il vino bianco Soave è sempre stato un vino bianco di eccellenza italiano, ed è stato il vino bianco quasi più famoso al mondo, sicuramente negli ultimi 40-50 anni è stato conosciuto dappertutto, è richiesto, è famoso, e siamo anche molto onorati di aver ricevuto l'anno scorso il riconoscimento di patrimonio di rilevanza agricola mondiale della FAO. Perché dopo 10 anni di studi, ricerche che hanno voluto controllare, ci hanno piazzato nei 47 siti unici al mondo, sono solo 47 quelli della FAO, perché hanno veramente riscontrato che abbiamo preservato il territorio come era al tempo originario. Quindi la nostra collina, meravigliosa collina, tutta abitata, ed è completamente abitata già dai secoli scorsi, quindi qui non si può più piantare nuovi vigneti di Garganega o di Trebbiano, è completamente evitata. Però abbiamo avuto anche
l'accortezza di salvaguardare tutte le aree boschive che sono molto utili per creare un equilibrio biologico naturale, dove gli insetti vanno a rifugiarsi. Questa biodiversità di cui tanto si parla per noi è veramente fondamentale. E questo mantenere inalterato il territorio ha fatto sì che, oltre anche a mantenere la caratteristica coltivazione a pergola e mantenere le murette a secco fatte con la roccia calcarea ma soprattutto vulcanica, abbia convinto veramente i nostri amici della FAO a darci questo meraviglioso premio. Ecco, la Garganica per noi è la regina delle uve bianche. La Garganica è veramente un'uva che ha fatto storia, se ne parlava già, ancora ne parlava San Zeno, il nostro patrono di Verona, nel 300 d.C., la decantava in maniera sublime, e un grande vitigno per dare un vino bianco che ha una suavità e anche una purezza unica. E anche se di recente la si sta portando in giro per il mondo, siamo un po' gelosi di tenerla qui in casa, ma devo dire che la stanno sperimentando in Australia, perché dalle ricerche fatte sia qui che là sembrerebbe che abbia una grande tenuta la Garganica nei confronti del cambiamento climatico. Cioè, il cambiamento climatico oggi veramente è un dramma, il calore e temperature che aumentano, la Garganica, essendo vitigno tardivo, riesce a maturare dopo, quindi diciamo ottobre è un mese meno caldo, dove la maturazione viene più lentamente e non dà fastidio, quindi la temperatura è più fresca, c'è qualche pioggia in più, quindi mantiene anche un equilibrio migliore. Paesaggi meravigliosi, molto belli. Stilisticamente non vengono presi molto in considerazione per l'enoturismo, ma sono dei paesaggi stupendi. Sì, abbiamo questa meraviglia a portata di mano, che un po' alla volta la stiamo attrezzando per ricevere anche gli ospiti, per portarli a girare in mezzo ai percorsi che naturalmente stiamo curando come consorzio, e stiamo facendo degli ottimi lavori di cura, e anche perché merita veramente una vista, perché si capisce meglio se uno viene qua e guarda le colline, capisce meglio. Ma la Chiara, io che mi ricordo ancora, Sandro, mi ricordo che la Chiara mi fece notare come anche da un metro cambia anche la morfologia appunto del terreno. È straordinaria questa cosa. Cioè, veramente straordinaria, tanto che, per dire, nella mia esperienza di enologo e anche proprietario di un'azienda agricola che è storica, che siamo dal 1500 documentati come produttori di Monteforte, io ho solo terreni vulcanici e ho perlomeno 7-8 cru. E devo dire che ogni anno vinifico questi cru separatamente. Ma lo sapete che ogni vigna dà un vino sempre a base di Garganica, ma un vino diverso l'uno dall'altro, pur essendo nello stesso comune, cambia solo la natura del suolo vulcanico, che può essere diverso, più o meno. Certo. Parlare poi di terreni che calcarei di origine marina, che anche loro hanno delle qualità diverse e interessanti. Ma Presidente, è vero che quando ovviamente si blendizza anche con qualche punta di Chardonnay cambia ancora? Era stata una prova ancora fatta negli anni 80, l'inserimento di un po' di Chardonnay, che però ha visto un impianto molto molto limitato solo a livello sperimentale. Vogliamo piuttosto riprendere il Trebbiano di Soave. Trebbiano di Soave, grandissimo. Quale vitigno storico, perché tra l'altro porterebbe anche un'acidità maggiore, quindi maggiore freschezza. Esatto. Stiamo recuperando i cloni più antichi, le viti che magari che ancora oggi abbiamo nei nostri vini centenari, trovare un po' di gemme e riuscire a riprendere quei cloni, perché producono molto poco, il grappolo è piccolo, rimane completamente verde cupo in maturazione e apporta grande freschezza e acidità che con la Garganica si sposa perfettamente. Vi faccio una domanda a tutti e tre: è un caso che nella mia vita, e ne ho assaggiati molti, i casi più eclatanti, cioè quelli che hanno durato più nel tempo, siano bottiglie che hanno fatto acciaio di tutte e tre le denominazioni? Ma non direi che sia proprio così, perché l'acciaio va bene, dipende proprio dalla natura del terreno e dalla quantità prodotta e dalla bravura anche di chi vinifica. Naturalmente abbiamo delle espressioni di Garganica in acciaio meravigliose anche dopo
anche 15, anche 20 anni, come abbiamo anche 30 anni, come ha trattato abbiamo vini di Garganega, soprattutto che vedeva un po' più tardiva, ma che vanno tranquillamente, cioè cominciano a esprimersi questi vini importanti, fatti anche vinificati in legno, botte grande, una volta era preferita un po' la Pièce o la Barrique, adesso si va verso... Il problema è quello, perché negli anni 90... C'è stato un abuso, non c'è stato un uso corretto, mentre l'utilizzo del legno grande, botti da 10, 15, 20, 25 ettolitri, e un uso moderato, sembrerebbe di che dia praticamente una accelerazione, un aiuto alla maturazione, allo sviluppo soprattutto completo del vino. Io parlavo degli anni 90, metà anni 90. Ma là c'è stata una partenza, una falsa partenza, perché quando c'è una novità e non si prendono le misure è difficile fare dei buoni vini. Mentre abbiamo visto che Alberto Datti disse che un produttore friulano della Dattimis Damiago appunto ci fa questa domanda: acciaio o cemento, cosa pensate della differenza dei due contenitori? Questa è domanda per te, Mariano. No, io di parte, sì, perché io lavoro con tacchi, quindi potrei rispondere. Sì, cemento con tacchi. Allora, no, si pensa sempre al cemento per i vini rossi, e in realtà chiaramente noi li utilizziamo in maggior misura sui nostri vitini tradizionali, come per esempio il Canonao, il Monica, il Carignano, quindi è sicuramente una tipologia di serbatoio che abbiamo in cantina in grande misura assieme poi al legno. Però ti devo dire che noi abbiamo delle vasche in cemento anche dotate di controllo di temperatura, dove facciamo delle vinificazioni con gli stessi mosti, e abbiamo visto che comunque nel cemento riusciamo a avere dei risultati superiori anche nel caso dei vini bianchi rispetto all'acciaio. Poi chiaramente su tutte le capacità che può avere l'acciaio di controllo di temperatura, sanificazione, eccetera, eccetera, non sappiamo tutti benissimo quanto è più pratico rispetto ad altri sistemi di conservazione. Nel caso specifico del vermentino è ancora più delicato l'utilizzo del legno, quindi sicuramente Alessandro hai ragione, però come ha detto il presidente Gini poco fa, tutta l'Italia in qualche modo era stata ammaliata dall'utilizzo eccessivo del legno, che invece nel periodo successivo si è riusciti ad osare a gestire in maniera più attenta. Quindi oggi invece sono dei vini importanti anche a base vermentino che sono evoluti sul legno, però riescono a mantenere e offrire ancora il carattere primario del vitigno, assieme alla complessità dovuta all'evoluzione sul legno. Quindi si possono ottenere dei buoni risultati anche con il legno, però bisogna fare sicuramente molta attenzione nella scelta del legno, della tostatura, delle capacità del legno. Quindi l'enologo deve gestirlo in maniera sicuramente più attenta, però si possono ottenere risultati molto interessanti. Tutto legno o niente, ci può essere anche un blend 50-50, parte in legno, parte non, cioè, non è che... Ma sicuramente sì, però ti devo dire che, e lo sai bene, che qualche giornalista solo a sentire parlare di legno storce immediatamente il naso, addirittura non vuole neanche assaggiarlo. Perché quella è un'altra storia, perché quella forse per molti è andata via, perché anche il vino ha la sua moda. Antonio Centocanti, il verdetto è bellissimo alla spumantizzazione, sia nel metodo Martinotti che nel metodo classico, quindi ha anche queste peculiarità. Il verdicchio ha nell'acidità, nella base acida, una delle sue punte di forza, oltre logicamente a una grande struttura, è un vino strutturato. La spumantizzazione alla fine degli anni 50 ha avuto questo exploit, continuato, oggi sta andando veramente, veramente molto ma molto bene, sia nello Charmat sia nel metodo classico, con dei prodotti veramente di grande eccellenza.
Ma il Verdicchio si presta a tutto, è un vino molto eclettico, dunque da un vino fresco a un vino abbastanza complesso, da invecchiamento. Oggi si aprono bottiglie di 20-25 anni e ancora mantengono freschezza, perché logicamente la base alcolica è molto importante. Trovare un Verdicchio sotto 12 gradi e mezzo, sotto 13, quasi impossibile, e con questa acidità importante, un vino strutturato, non è un vino aromatico. E dunque, diciamo, sia nella spumantistica, sia come vino fermo, addirittura poi anche nel passito ha dei risultati veramente eccezionali, veramente, veramente importanti. È un vino che si presta bene, un vino che da solo è 100% Verdicchio, oggi si fa quasi tutto 100% Verdicchio, è un vino bello, rotondo, senza nessuna problematica. Poi i nuovi sistemi anche di coltivazione, anche poi di gestione del prodotto in cantina, la conservazione della parte aromatica, tutte queste nuove tecniche che si stanno, l'utilizzo del freddo molto importante per non disperdere, che non è un vino aromatico. Dunque, ecco, queste criomacerazioni che si fanno sulle uve, cioè ci sono tanti tipi di lavorazioni che oggi stanno avendo successo. Questo per avere un vino importante, perché, come ripeto, per noi è importante dare valore al prodotto, creare una rendita, una PLV sul vigneto, insomma, che sia che renda, insomma, di sopravvivere, insomma. Pensate che oggi, per non far torto a nessuno, sto bevendo una cococciola, quindi così faccio anche la par condicio, altrimenti sarebbe stato per me un po' imbarazzante scegliere un vino. Davide, dovevamo chiederlo ieri a Michel Roland se aveva mai bevuto la cococciola. Questo qua è vero, sì. Il Tazzelenghe. Il Tazzelenghe no, abbiamo scoperto che non lo conosceva e non lo conosce, quindi, però intanto faremo in modo di farglielo conoscere. Mancherà occasione. E invece per quanto riguarda la spumantistica, il Soave come si comporta, Presidente? Beh, per quanto riguarda la spumantizzazione, la Garganica si presterebbe molto bene alla spumantizzazione. E qui c'è la tendenza anche di usare la Durella come vitigno per spumantizzare. Noi abbiamo nella stessa area di produzione del Soave, abbiamo anche questo vitigno, si chiama Durella, dove si produce un ottimo metodo classico, oppure metodo Machermau, Martinotti, e comunque è utilizzato anche nel taglio, dunque tutta l'area è avvocata alla spumantizzazione, però preferiamo normalmente fare dei luxe, ecco, con la Garganica. C'è chi utilizza. E anche state facendo un bellissimo lavoro per quanto riguarda la Durella. Si sta riscoprendo questo antico vitigno ed è vinificato magari in modo un po' più docile, un po' più dolce, meno duro di quando era in passato. Oggi con le tecniche a disposizione e anche forse con una maturazione migliore delle uve, perché il cambiamento climatico da una parte ha ammorbidito anche il carattere della Durella. E quindi sì, forse allo stato attuale manca una concertazione, ma questo è naturale, appunto è logico, anche visto che è nato da poco, cioè state appunto da poco portando avanti anche questo discorso di univocità, no? Quindi si nota anche che ci sono delle differenze sostanziali anche da azienda a azienda. Però per quelli che ho potuto assaggiare io, per quelli che sono le mie conoscenze, state facendo un lavoro veramente egregio e vi faccio i complimenti, perché siete veramente bravi. Cioè, ci sono delle bellissime aziende, ovviamente anche piccole, che stanno lavorando egregiamente bene. Ecco, mentre la Garganica si presta anche per fare un altro grandissimo vino, che è il Recioto di Soave, conosciuto in tutto il mondo, storico vino, dove praticamente lì esprime proprio la sua dolcezza veramente in maniera meravigliosa. È un vino che si fa con un appassimento molto lungo, vengono selezionati grappoli di uva ancora a settembre,
vengono lasciati riposare nel fruttario della casa normalmente per almeno 3-4 mesi, e poi c'è questo appassimento lungo, lento, nel quale si può sviluppare anche un po' di bifanobile, e lì poi si creano questi vini naturalmente molto dolci, ma però non sono quei dolci pesanti, sono molto suadenti e soprattutto si lasciano bere. La bocca rimane sempre asciutta, fino alla degustazione, secca, e diviene voglia di berne ancora. Questo è il grande pregio del Recioto di Soave. Mariano, invece per il Vermentino, per gli spumanti, come, a che punto siamo? C'è stato un grande incremento negli ultimi anni, soprattutto per quello che riguarda il metodo italiano, con una crescita esponenziale. Ci sono alcune aziende importanti che ormai dedicano il 30% della loro produzione allo spumante, ed è sempre in crescita. Quindi anche questo segmento sta diventando molto importante, e la maggior parte delle aziende si stanno strutturando per spumantizzare direttamente sul posto. Ci sono degli esempi, dei buoni esempi anche di metodo classico da uve Vermentino, con produzioni molto limitate, però molto interessanti. È chiaro che il grosso della produzione del Vermentino riguarda i Vermentini più freschi, fruttati, più accattivanti, che sono quei vini che piacciono a livello internazionale. E per esempio l'abbinamento con il sushi, o tutto quello che è pesce, se rimaniamo in Italia, antipasti di pesce, è sicuramente l'abbinamento migliore con questo tipo di vino. Però il fatto che c'è stata una diffusione, per esempio, della cucina orientale in tutto il mondo, ci ha permesso l'abbinamento di questo vino anche con questi piatti, e ci ha aiutato anche in questo caso a diffondere maggiormente il consumo. Quello che manca, che dico sempre, scusa tanto ti anticipo la domanda che mi avresti fatto, cioè che cosa servirebbe per rilanciare ulteriormente il Vermentino? Ci vuole una promozione ben fatta, scusa se insisto sempre sullo stesso discorso, ma la realtà è questa, che non riusciamo, come in tanti altri casi delle eccellenze italiane, non riusciamo a promuoverlo nella maniera adeguata. Parlavamo stamattina di quell'articolo apparso sul New York Times qualche anno fa, che descriveva il Vermentino, cioè assaggiando un nostro Vermentino, che scusate se lo cito, ma quest'anno compie 30 anni, il nostro Costa Murino, e parlando di questo Vermentino, il giornalista si immaginava di fronte al mare a fine serata, quindi al tramonto sul mare, degustare questo vino. Era tutta una poesia che in qualche modo ti lega anche alle atmosfere, alle emozioni che ti può dare lo stare nella nostra isola, e lì mi ricollego anche all'aspetto turistico importantissimo, e al legame che puoi avere con questo territorio straordinario. Abbiamo delle bellezze naturalistiche incredibili in Sardegna, che non abbiamo ancora saputo valorizzare del tutto. Ti dico che nei giorni scorsi, non so se vi è capitato di vederlo, ma ci sono dei video che fanno vedere le bellezze naturalistiche, per esempio della città di Alghero, che hanno avuto milioni di visualizzazioni, perché sono dei posti fantastici, che solo a pensare di poter star lì, io dovrò tornare di fronte a queste bellezze. Mariano, tu pensa che l'ultimo viaggio che ho fatto io è stato, sono ritornato dalla Sardegna e poi ci hanno messo in lockdown, devo tornare, credo che non ci vai più. Devi tornare a cena anche Alessandro. È una domanda del nostro carissimo amico, appunto, Costantino Antonio Gabardi, che lo invitiamo, Alessandro, certo. Ad accoglierlo ancora nelle nostre live di Roway. Domanda per il dottor Cini: ha mai confrontato vini da Petit Mansang con i suoi Soave? Non ho mai fatto questa esperienza diretta, proprio fianco a fianco, e sarei curioso di farla. Se tu puoi procurare le bottiglie, io ci sto. Ma se lo dice Antonio, ci deve essere un motivo. Ora vediamo poi quando
quando poi che lo inviteremo, vediamo, sveleremo l'arcano per fare questa domanda. Molto piacere, è molto interessante. Alessandro. Ma no, ripeto, io... la conclusione della nostra live, a me dispiace che per 5 minuti siamo stati un po' così, ma noi sappiamo che i collegamenti, e lo ripeto ancora per l'ennesima volta, dobbiamo sistemare tante cose nel nostro paese, veramente tante. Però abbiamo scoperto, come ho detto, con il Covid-19 che siamo messi non male, malissimo, in maniera disastrata sono le nostre linee. Appunto, io mi accodo per chiudere, assolutamente sono delle stesse idee di Mariano, cioè ci stiamo accontentando delle briciole per quanto riguarda questi vitigni qui. Non dovrebbe esistere una carta dei vini al di fuori della regione con minimo 3-4 aziende per ognuna delle tre aree che oggi stiamo rappresentando: Soave, Verdicchio e anche appunto il Vermentino di Sardegna. Non sarei soddisfatto nelle carte di vino d'Italia per la presenza, devo dire la verità. Probabilmente i risultati arrivano più all'estero, ma se voi siete contenti così, vi accontentate di poco per le potenzialità di questi vitigni qui. Bravo, Alessandro. Bravo Alessandro, è una bella provocazione, perché ovviamente con lavorare su questa cosa di viticoltori giovani, bravi, con delle idee, tecnologie, invenzione, possibilità, geologia, vitigni poliedrici, e ci accontentiamo delle briciole. Certo. Briciole. Ma ci lavoreremo su questo, ma ci lavoreremo tutti insieme, perché noi veramente vogliamo fare, e ve lo dico con un pizzico di presunzione, la rivoluzione della comunicazione del mondo del vino italiano. Ma io sono convinto che su questo ce la faremo, ma soltanto facendola tutti insieme possiamo fare. I giovani devono fare la loro parte in questo momento, rivoluzionare quelle che hanno la spinta, la volontà, l'energia per fare questo cambiamento, ed è fondamentale che loro entrino nelle carte dei vini, che vadano a battersi, a combattere questa magari non curanza, trascuratezza. Bisogna entrare, essere determinati e portare un'ondata nuova di novità e di ricchezza, perché si riparla di tre zone storiche fondamentali per l'Italia, e sono vini veramente che hanno fatto storia e devono continuare a farla. Buonissimo. Ciao. Una domanda per il dottor Centocanti: avete mai pensato di allargare l'uso del nome Verdicchio nelle IGT generiche, come è stato fatto per il Vermentino? È una proposta che si sta facendo proprio in questo periodo, si sta pensando a questo. Una volta c'era, poi è stato tolto, e poi se le docche degli autoctoni non potevano essere negli IGT. Oggi si sta ripensando un po' a questa cosa, dunque ci stiamo un po' lavorando. Noi abbiamo una docca di ricaduta, che è la Lesino, dove si può fare una produzione più alta, e dunque forse magari non come GT, ma come Esino Verdicchio. Dunque in questa tipologia, in questa docca di ricaduta, mettere il nome Verdicchio. Altrimenti oggi era vincolato come Lacrime del Moro d'Alba, come Rosso Conro, soltanto come il Bianchello, soltanto alla tipologia DOC, io sì, e basta. E stiamo un po' rimodulando un po' tutto, e tra le proposte c'è anche questa. Vediamo un po', cerchiamo insomma di trovare un po' il consenso di tutti, insomma, qualcuno è favorevole, qualcuno no, ci piacerebbe avere il consenso più largo possibile. Alessandro, facciamo una conclusione di questa nostra live. È passata la nostra ora, nel senso di live. No. Io una cosa, cioè di questi qui, e ci aggiungerei altri due vitigni più piccoli, come possono essere, non so, un Fiano di Avellino, anche comunque vitigni che hanno una longevità incredibile, ci dovrebbe essere, non dico un concorso, ma un appuntamento internazionale per vedere quelle che erano le storie di queste aziende andando nelle grandi profondità, quindi una cantina storica che potesse raccogliere quelle che erano le vecchie annate, che ancora oggi sono in alcuni casi, come dicevo io, quelle che ho avuto fortuna di assaggiare anche in acciaio, proprio perché meno condite da legni, che oggi si ha più conoscenza del legno, come utilizzarlo, e sono incredibili.
solo facendo conoscere questi vitigni che nel passato erano già grandissimi, si può propendere a costruire qualcosa di comunicazione per il futuro. Ma non, se non si parte dall'origine e si fa capire che non è un'invenzione di oggi e delle nuove generazioni, partiamo male. Ripeto, senza minimo 5 in ogni carta di verdicchio, 5 soave, non so cosa metterei in Italia in carta dei vini. Cioè, non c'è nient'altro che dovrebbe stare all'interno della carta dei vini se non la rappresentanza massiccia di ognuna di queste aree geografiche. Ecco, noi è dal 2006 siamo partiti con un'esperienza molto forte qui nel nostro palazzo, bellissimo il Palazzo Vescovile storico, a fare il primo raduno tutti i colori del bianco, 100 bianchi, invitati i migliori produttori italiani delle denominazioni più importanti, e hanno portato tutte le loro bottiglie più vecchie che avevano in cantina, per far capire qual è la potenzialità e longevità di tutti i vitigni e i vini grandi, i vini bianchi italiani. È stata un'esperienza veramente meravigliosa, si è ripetuta per poi altri tre anni, e poi siamo passati invece a raccontare anche i vini vulcanici, abbiamo cambiato, però bisognerebbe ritornare a fare queste manifestazioni. E bisognerebbe ritornare a invitare i critici che sono più potenti di noi, cioè quelli che lavorano all'estero, in Italia. Faremo tutto ciò che è necessario. Questa è assolutamente, è assolutamente necessaria. Mariano, e lo stiamo dimostrando. Assolutamente, no, però voglio spezzare una lancia anche nei confronti dei giornalisti italiani. No. Bisogna fare in modo che diventino più importanti, quindi crederci di più e fare in modo che anche loro vengano seguiti maggiormente. Senza una stampa importante anche nostra, siamo un po' più deficitari rispetto ad altri paesi. No, e ci sono dei professionisti molto seri, alcuni sono stati da voi anche i giorni scorsi, devo dire che fanno il lavoro con una molta serietà. Dunque bisogna, Mariano, anche non però, sempre criticare quello che siamo, ma cercare invece di lavorare uniti per fare una stampa più importante che sia ascoltata anche all'estero. Però Mariano, ricordi una cosa, che se un italiano non scopre cos'è il verdicchio, il soave, per pigrizia, come un italiano che va a vedere cosa c'è al Louvre ma non è mai stato agli Uffizi. Questa è una mancanza dell'italiano. Io ti sto dicendo di portare quelli che non conoscono l'Italia qua. Questo è vero, a volte siamo un po' esteropei. No, bisogna fare... Bisogna fare assolutamente l'uno e l'altro, ma per esempio noi anche come azienda lo facciamo da 30 anni, abbiamo da sempre le visite di giornalisti, distributori, ai quali facciamo non solo assaggiare i vini, ma da sempre facciamo visitare prima di tutto il patrimonio culturale che abbiamo nell'isola, i nostri straordinari paesaggi, e poi conoscere le lunghe tradizioni anche dal punto di vista gastronomico, e dopodiché assaggiamo i vini. Quando vanno via è stato il mio ultimo viaggio che ho fatto, che quando sono tornato ho un ricordo bellissimo della Sardegna. Basta, perché sono stato benissimo. Bisogna anche invece chiedere ai nostri giornalisti più importanti di portare l'eccellenza dell'Italia all'estero. Io non so come riuscirete a creare questo gruppo di promotori delle bellezze e delle eccellenze italiane. Io credo che però, non so se si possa fare, ma sarebbe opportuno unire le eccellenze del vino e dell'agroalimentare anche al resto delle eccellenze. Ecco, questo sarebbe sicuramente di grande aiuto per promuovere l'Italia intera. Certo. E si è parlato anni fa, non so se ti ricordi Alessandro, del marchio Made in Italy, che poi non è mai decollato. Se si possa in qualche modo ristudiare in una maniera migliore, più accattivante, però ecco, poter mettere anche sui marchi importanti italiani Made in Italy sicuramente aiuterebbe a veicolare e promuovere anche tutto il resto, soprattutto sull'agroalimentare. Abbiamo delle eccellenze assolute. Sì, il problema, Mariano, lo sai qual è il problema? Verissimo. Mi senti, Mariano? Così poi do la sì, ti sento. Il problema che in questo nostro paese
potrebbe sembrare strano, ma è lo Stato che fa marketing e il privato fa comunicazione, quando dovrebbe essere il contrario. Quindi dovrebbe far sì lo Stato di sponsorizzare a chi far bene, anziché di creare marketing di comunicazione, dovrebbe fare soltanto dare la possibilità a chi ha le possibilità e le capacità di poter fare degli investimenti. Ma questo ma si sta venendo a creare una sorta di confusione anche per una questione politica, e mi preme dirlo, perché questa comunicazione, tutte le comunicazioni non spettano alle aziende, non spettano al privato, spetta allo Stato, e lo Stato in questo non investe un centesimo, fa soltanto propaganda dove si spendono fior di milioni di euro senza concludere nulla. Quindi qua bisognerebbe fare in modo di risistemare tutta la filiera, tutto anche il mondo della comunicazione del vino del mondo enogastronomico, affinché si possa comunicare in maniera univoca, intelligente e concertata. Altrimenti qui ognuno, se se ne va dall'editore Tizio all'editore Caio, ognuno porta l'acqua al proprio mulino. Ma questo non vuole essere assolutismo, non vuole essere assolutamente, vuole essere unità di intenti. Allora, soltanto nell'unità di intenti possiamo creare una comunicazione univoca. Detto questo, noi domani non saremo in live, ci prenderemo un giorno di vacanza, però da giorno 1 abbiamo preso l'impegno di parlare anche di un'altra grandissima filiera che sta trovando sofferenza in questi giorni, ed è appunto quella della ristorazione. Incominceremo questo viaggio con Alberto Piras, con Sinesi e con Magistà, quindi parlando di quella che è anche la sommelierie, di quella che è anche il problema della ristorazione italiana. Continueremo queste nostre live parlando anche dei problemi della ristorazione, ma toccando anche quelle che sono le tematiche e la cultura del nostro grandissimo patrimonio vitivinicolo italiano, quindi parleremo anche di altri vitigni e parleremo anche di altri produttori che producono bene. Alessandro Rossi, grazie, il mio carissimo di viaggio, grazie al consigliere Antonio Centocanti, grazie a Sandro Gini e grazie anche a Mariano Murru. Grazie a tutti. Grazie.